Buonasera gentili telespettatori e benvenuti all'edizione serale di Prima TG. Sono iniziate le consultazioni per un possibile governo Draghi con l'ex presidente della Banca Centrale Europea che è arrivato a Montecitorio alle ore 10. Alla Camera il primo colloquio è stato con i rappresentanti del gruppo per le autonomie del Senato. Gli incontri sono andati avanti anche nel pomeriggio. Il programma della giornata prevedeva consultazioni con Liberi e Uguali, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Domattina sono attesi Lega e Movimento 5 Stelle. Forza Italia però ha comunicato che il presidente Silvio Berlusconi non avrebbe potuto partecipare oggi, suo malgrado, alle consultazioni del presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario Draghi in un lungo e cordiale colloquio telefonico nel quale gli ha espresso il suo rammarico, spiega la stessa Forza Italia, e gli ha anticipato la posizione del partito che gli è stata poi illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dai capigruppo Bernini e Gelmini. Arriva come sempre puntuale il bollettino dei nuovi contagi Covid in Italia, divulgato dal Ministero della Salute. Sono 14.218 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 377 vi le vittime su 270.507 tamponi elaborati. Il tasso di positività sale al 5,2%. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132, i ricoverati con sintomi invece sono 19.575, quindi 168 in meno rispetto a ieri. Ascoltiamo il punto del commissario straordinario dell'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Siamo il primo paese europeo per numero di persone vaccinate. Con esse si intendono le persone a cui è stata somministrata sia la prima che la seconda dose. Fino a ieri sera in Italia abbiamo vaccinato quasi 1 milione di persone, 956.389. In termini assoluti abbiamo somministrato ai nostri cittadini 2.335.997 dosi. I numeri delle vaccinazioni e in qualche misura l'andamento della nostra campagna vaccinale negli ultimi giorni sono a dimostrarci che, nonostante i tagli imprevisti spesso subiti, l'andamento della campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente. Il piano vaccinale che abbiamo preparato insieme al Ministero della Salute, alle direzioni generali competenti, all'Istituto Superiore di Sanità, al Consiglio Superiore di Sanità, all'Agenas, che il Ministro Speranza ha illustrato alle Camere e che il Parlamento ha approvato nello scorso mese di dicembre, procede alla velocità massima compatibile con il numero delle dosi che arrivano in Italia. Continua in Campania l'aumento dei contagi. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.665 i positivi, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi, 103 i sintomatici su 16.915 tamponi esaminati, di cui 2.266 antigenici. Ieri il tasso di positività era pari all'8,33%, oggi invece è del 9,84%. I decessi sono 23, 11 nelle ultime 48 ore e 12 di deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. 672 le persone invece guarite. In merito al report posti letto su base regionale, aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati. Oggi 103, mentre ieri erano 100, e ancor di più quelli di degenza con 1.490 posti occupati, mentre ieri erano 1.468. L'andamento dei contagi nelle scuole superiori ha rappresentato un campanello d'allarme per la Regione che provvederà con il monitoraggio attraverso l'unità di crisi. I risultati potrebbero portare ad un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio e quindi ad un ritorno alla didattica a distanza.
attesa la decisione che potrebbe portare ad una nuova ordinanza, ma non solo. L'unità di crisi è infatti pronta a riunirsi nuovamente per decidere delle nuove strette per questo mese di febbraio, con due appuntamenti a rischio assembramento, ovvero San Valentino e Carnevale. Si pensa ad un controllo a tappeto della movida e delle strade dello shopping, così come dei bar. Nei prossimi giorni nuove notizie in merito, attesi invece per oggi i dati dell'unità di crisi sulla situazione scuola in Campania. È possibile che la Regione organizzi il piano scolastico in base all'indice dei contagi a livello locale, necessario però evitare contenziosi con il TAR. Tenendo conto delle restrizioni sia delle attività sociali che scolastiche, scatterebbe il superamento dei valori limiti dell'incidenza di infezione per popolazione. Si cercherà dunque di valutare la strategia migliore. Il rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 ha posto l'attenzione sulle possibili reazioni registrate in questa prima fase, rispondendo alle domande più frequenti a riguardo. Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Comirnaty, un'unione di Pfizer e BioNTech del 99%, che è stato il più utilizzato, e solo in minor misura il vaccino Moderna, circa l'1%. Secondo il documento dell'Associazione Italiana del Farmaco, la maggior parte delle reazioni segnalate non sono di grave entità. Sono arrivate 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi somministrate, tasso di segnalazione di 469 ogni 100.000 dosi, di cui il 92,4% sono riferite ad eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia, stanchezza, dolori muscolari. Con Comirnaty sono stati osservati anche cefalea, parestesie, vertigini, sonnolenza e disturbi del gusto, mentre con il vaccino Moderna nausea e dolori addominali. Meno frequenti invece sono le altre reazioni locali e i dolori articolari diffusi. Come atteso, la febbre è stata segnalata con maggior frequenza dopo la seconda dose rispetto alla prima. Le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano quindi un buon profilo di sicurezza di questi due vaccini. L'ampio numero di segnalazioni non implica che siano emerse criticità inattese, ma è indice dell'elevata capacità del sistema di farmacovigilanza nel monitorare la sicurezza. Lancia l'allarme il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per il costante aumento dei casi di positività Covid-19. Ascoltiamo le sue parole. Stiamo verificando in questi giorni un incremento dei contagi nella nostra città. Per il passato ci attestavamo intorno ai 30 contagi al giorno, 25-30. Negli ultimi 3-4 giorni siamo arrivati a 90 contagi. È un dato che deve preoccupare e deve indurre a comportamenti adeguati che noi abbiamo sempre suggerito ai nostri concittadini. Semplici precetti. Indossare sempre le mascherine, evitare assembramenti, lavaggio accurato delle mani e anche nelle visite con i parenti, nell'accogliere qualche amico a casa, sempre nel rispetto del decreto, avere la massima precauzione. Solo così noi potremo uscire da questa situazione terribile, anche in considerazione che partirà fra pochissimo un'intensa stagione vaccinale. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio locale. Secondo gli ultimi dati, con riferimento al 5 febbraio sono 250 i nuovi contagiati, 87 i guariti e un deceduto, 2.164 i tamponi processati. Il sindaco di Teano, Dino D'Andrea, ha pubblicato l'ordinanza numero 6 del 2021, che contiene misure per fronteggiare il coronavirus sul territorio. Sospensione in via cautelativa delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole e di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dall'8 febbraio 2021 al 20 febbraio 2021. Le attività didattiche si potranno svolgere regolarmente in didattica a distanza. Sanificazione di tutti gli edifici scolastici di competenza del comune. Segue la chiusura di Piazzetta Sperandeo al fine di evitare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e di deflusso alle private abitazioni o alle attività commerciali, dalle ore 18 alle ore 5. Chiusura del parcheggio antistante la Scuola Media Laurenza, segue poi il divieto di vendita per asporto di alcolici da parte di bar a partire dalle ore 5 alle ore 18. È consentita però la vendita per sola consumazione al banco o al tavolo.
Infine, divieto di vendita di alcolici da parte di qualsiasi attività commerciale a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 5, ad eccezione del delivery, ovvero la consegna a domicilio, e segue poi la sospensione della fiera settimanale, dunque il mercato del sabato, fino al 20 febbraio 2021. Il Napoli prepara la sfida di domani al Ferraris contro il Genoa alle ore 20:45. Gattuso pensa al turnover in vista della gara di ritorno decisiva contro l'Atalanta in Coppa Italia. Meret in porta, Maximovic favorito su Koulibaly, mentre confermato sull'out di destra di Lorenzo. A sinistra possibile staffetta Rui Xai. Centrocampo con Denne Bakayoko, potrebbe rimanere a riposo Insigne, con Lozano a destra e Politano a sinistra. Prima punta Petagna, ancora dalla panchina Osimhen. Intanto brutte notizie da fronte Covid, in quanto Fabiano Ruiz è negativo al tampone molecolare per Covid-19, mentre Ghoulam e Koulibaly sono risultati positivi. La Casertana comunica di aver sottoscritto l'accordo fino al 30 giugno 2023 con il centrocampista Mattia Matese. Il giovane della classe 2001, ormai da 3 stagioni, è stato aggregato stabilmente alla prima squadra e firma dunque il suo primo contratto da professionista. Una crescita esponenziale quella di Matese da quel 13 giugno del 2017, quando poco più che 14enne ottenne il suo primo tesseramento con il settore giovanile rossoblù. Il talento napoletano ha rapidamente bruciato le tappe balzando dall'under 17 direttamente alla prima squadra, con la prima convocazione arrivata l'8 aprile 2018 in occasione di Casertana Sicula Leonzio. Ora per Matese si apre un nuovo capitolo della sua carriera. «Per me è una grandissima emozione», commenta Matese. «Il sogno di iniziare a dare un calcio al pallone è diventato anche un lavoro. Questa è senza dubbio una tappa importante, un primo tassello. Lavorerò duramente per sfruttare al massimo questa occasione e ripagare la fiducia che la famiglia D'Agostino ha da sempre riposto in me. Il primo pensiero va ai miei genitori che mi sono sempre stati vicini. Dedico a loro questo momento. Un grazie al mio procuratore Paolo Palermo per il suo costante sostegno». Questa era la nostra ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alla prima serata di Teleprima. Arrivederci.